Mr. President, ministers, distinguished delegates, we are very happy to welcome you to Rome, to Italy. Domani le nostre sessioni di lavoro si svolgeranno a Palazzo Barberini, tra i capolavori di Caravaggio e Raffaello e proprio sotto lo splendido fresco di Pietro da Cortona. Oggi abbiamo voluto aprire i lavori del G20 qui sull'arena del Colosseo, il luogo più simbolico del nostro paese. E il cuore dell'antica Roma. Ci incontriamo in un momento cruciale. La pandemia ha reso ancora più evidente quanto siamo interdipendenti, quanto sia necessario che i Paesi lavorino insieme perché problemi globali esigono risposte globali. Allo stesso tempo, la pandemia ci ha fatto anche capire quanto la cultura sia la linfa delle nostre vite. Le piazze vuote, i musei vuoti, chiusi come i cinema, i teatri, le biblioteche hanno reso le nostre città tristi, come spente. Per questo ora sappiamo che sarà la cultura la chiave della ripartenza, il motore di una crescita innovativa, sostenibile ed equilibrata. L'appuntamento di oggi dunque si inserisce pienamente nell'agenda del G20 e con le priorità indicate dalla Presidenza italiana che abbiamo visto, persone, pianeta, prosperità. Ringrazio il Presidente Draghi. Per avere creduto nella cultura tanto da metterla al centro dell'azione del suo Governo attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la scelta di fare questo G20. La tutela del patrimonio culturale, la transizione tecnologica e digitale, le industrie culturali e creative sono tutte sfide che definiscono il nostro tempo. Sfide che possono essere affrontate solo attraverso una nuova stagione di multilateralismo e di cooperazione tra i popoli. Un impegno globale per promuovere più cultura, più educazione. Più sapere. L'Italia crede fortemente nella diplomazia culturale quale ponte tra popoli e nazioni, non solo tra i paesi più vicini e allineati, ma anche tra i paesi più distanti, che anche nei momenti di difficoltà, di maggiore difficoltà, devono sempre trovare e tenere aperto uno spazio di dialogo. È nostra convinzione è che quello spazio lo possano trovare nella cultura perché, ben prima dell'azione di governo, la cultura parla ai popoli. Le emozioni che le arti ci regalano hanno il potere di consegnare all'umanità intera il senso di un destino comune. È un concetto in cui crediamo fortemente. Per questo durante l'Expo Universale di Milano invitammo nel 2015 ministri della cultura di tutto il mondo e nel 2017 ospitammo a Firenze il primo G7 Cultura della Storia. Per il G20 riuscire a costruire assieme un'agenda comune, fattiva e innovativa è una sfida ancora più grande e tutti noi l'abbiamo raccolta, tutti noi l'abbiamo raccolta con entusiasmo, perché sappiamo che la cultura ha il potere di unire il mondo. Lo voglio dire qui, nella millenaria cornice del Colosseo, che proietta su di noi la forza eterna della storia e delle arti. Proteggere il patrimonio dell'umanità significa proteggere l'umanità stessa, la sua identità, le storie, l'arte, la bellezza. Per questo, quando un monumento millenario, un sito archeologico, un museo sono minacciati in qualunque parte del mondo, noi tutti ovunque viviamo e ci sentiamo coinvolti, se ci sentiamo feriti, perché ci riguarda, perché riconosciamo di far parte della stessa famiglia umana di cui condividiamo la storia, tracciata sin dall'inizio della nostra specie da gesti di bellezza come le mani che dipingono sulle mura di una grotta. Quelle mani sono le mani di tutti noi. Per questo proteggere la cultura come fa UNESCO. Significa contribuire al dialogo internazionale, al riconoscimento, al rispetto delle diversità. L'Italia è fiera di aver invocato la risposta delle organizzazioni internazionali alle minacce che colpiscono il patrimonio: dal terrorismo, alle calamità naturali, al traffico illecito. I caschi blu della cultura e i gruppi nazionali, sono che tutti noi dovremmo e potremmo costituire, possono essere una risposta formidabile. Questo era lo spirito in Italia già dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale quando ancora in mezzo alle macerie, alle sofferenze, alla distruzione, i nostri padri costituenti inserirono tra i principi fondamentali della Costituzione italiana l'articolo 9 che recita La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. In fondo anche oggi, dopo la pandemia, siamo tutti come dopo una grande guerra. Viviamo un momento di grande preoccupazione, ma anche di grande speranza. Ma sappiamo che le preoccupazioni non debbono mai, mai prevalere sulla speranza. Sarà proprio la cultura ad aiutarci. Sarà lo strumento decisivo per una crescita economica e uno sviluppo sostenibile delle nostre società. Sarà la frontiera su cui incrementare l'innovazione, la creatività, le opportunità dell'era digitale. Sarà la memoria del passato, ma anche la bussola che ci indicherà la rotta per il futuro. Grazie. Thank you very much. And now I, I give the floor to Audrey Azoulay, Secretary General of UNESCO, whom I would like to thank you for the important work she does guiding the prestigious institution. Thank you very much, Dario. Mr. President, uh, dear ministers of the G20, dear friends, excellencies. First, let me tell you how, what an honor it is to be here. To be joining you in a place as fabulous as the Colosseum, inscribed on UNESCO List of World Heritage, which is so dear to all of us. With this G20 meeting organized at the initiative of Italy, we are all reinforcing a commitment to make culture central to public policies in one of the main forums for international cooperation, building on the momentum initiated by Italy again. At the G7 meeting in Firenze, dear Dario, and the work carried out by the Saudi presidency of the G20 last year, in line as well with the Global Forum of Ministers of Culture organized by UNESCO. As you said, the stakes are high. Culture is not only an important and often underestimated economic sector, employing more young people than any other industry it also plays an essential role in the cohesion of fragmented societies and reflects a fundamental dimension of humanity which is visible in the oldest archaeological finds. this g20 meeting therefore comes just at the right time. like for digital technology or the environment, it shows that this forum can take the measure of issues with global implication needing, needing global cooperation. And culture is clearly one of these issues, and our work must address the major challenges it is facing. The first I would like to mention is to keep creativity and culture alive. The essential, the essential role of culture in our society, uh, its ability to create shared meanings, has never been so clear that in the recent months. And at the same time, the fragility of culture, the precariousness of creators and, uh, and of their incomes, has never been so concerning. To address this crisis and learn its lessons, UNESCO has brought together for uh, a little more than a year now artists, cultural professionals, institutions, governments worldwide to participate in debate on culture in 110 countries. During these resilient debates, two key areas for action have emerged. The first involves improving the status and social protection of creators. This is essential because innovation, cultural diversity, the, the creative process is inherently precarious, notably for emerging artists, and very fragile during crisis. The second involves increasing the accountability, including the financial accountability of major digital players. The pandemic has been an accelerator. Of digitization in all fields of society and including in culture. And however, it has also highlighted the still very unequal distribution of value between creators and digital platforms. We all appreciate the significant progress that has recently been made regarding the overall fiscalization of multinational companies, including digital firms. And this shows that we can chart a path towards a world where value is better shared. Between creators and digital uh, companies. In some G20 countries, real progress has been made in this objective, and it has to be consolidated and expanded. The second major challenge I'd like to mention concerns, of course, heritage. These treasures, which embody our shared humanity, need us now. From the over exploitation of the planet to armed conflict and illicit trafficking, the threats are many. And in this respect, uh, the conventions uh, of UNESCO, the cultural conventions, are essential tools. We've seen this in recent days at the 44th session of the World Heritage Committee, taking place as we speak. Its work has allowed us to sound some important alarms, including regarding the impact of global warming and loss of biodiversity on cultural heritage. It has also encouraged fruitful dialogue and mobilization for action for the safeguarding of cultural heritage. I would like to uh, think here and congratulate particularly the Italian government under the authority of the President of the Council of Ministers Mario Draghi and the Minister of Culture for the measures taken in the recent days to safeguard uh, a treasure that we all love which is Venice. UNESCO also very much welcomes the creation with the Italian authorities of a new emergency task force to protect cultural heritage. This new mechanism will make it possible to urgently dispatch specialized teams at the request of the state whose heritage is affected in situations of emergency. In this way, Italy will be able to share its extensive expertise on the protection of heritage, especially. That accumulated in close cooperation with UNESCO by the Carabinieri. Speaking of Italy, I would also like here to pay tribute to a great Italian man, Roberto Calasso, writer, publisher, whose, uh, whose work rides across the literature and mythology of many of the countries here, and uh, who we just learned has passed away. Dear friend, this uh, G20 and its priorities align perfectly with those of unesco and they are evidence of a new awareness awareness uh, on, of the central role played by culture and artists in our societies but also of the unifying and transformative power of culture in these difficult times and its contribution with science with education to the recovery and sustainable shared future unesco is very proud to have worked with you to prepare the first ever ministerial declaration on culture. It is a message uh, which is important that the world uh, should hear and that I encourage you to, to share with the G20 heads of state and government. Uh, and I would very much like to thank Mario Draghi for his presence with, uh, with us tonight, it means a lot. So that uh, culture is given the place it deserves, including in terms of a uh, Public and private investment, and it's a conversation we will have the opportunity to continue in 2022 in Mexico with Mondia Cult, 40 years after the first one, and I hope as well with Indonesia for the next uh, G20. Thank you very much. Thank you, Audrey. Now I give the floor to Christian Greco, the young director of the Mujeres East in Turin. Who led the transformation of the museum during these last years. Mr President, Your Excellency, mm -hmm. nella nostra epoca si è radicato il concetto che la società abbia l'obbligo morale di conservare i reperti antichi per la posterità, così opponendosi alla distruzione dettata dallo scorrere del tempo. I luoghi della cultura Oggi ci rassicurano che gli oggetti, catalogati, studiati, disposti in dialogo con il pubblico e a esso resi accessibili, non saranno dimenticati domani, ma avranno un posto nella memoria della collettività, che è la base dei ricordi comuni. Poiché è impossibile cogliere le esperienze originali del passato, osserviamo i frammenti che le generazioni precedenti ci hanno lasciato. I musei non sono contenitori neutri delle opere che conservano, ma impongono una propria visione che offre un significato alla percezione pubblica del passato. Sono come mediatori che trasformano quanto esposto in patrimonio culturale. Nell'opinione comune, gli oggetti sopravvissuti al flusso della storia sono legati al passato e non tutti sono consapevoli della loro forza e dell'influenza che esercitano all'interno della società attuale. Sono proprio le generazioni contemporanee che ne fanno uso e che ne determinano la funzione all'interno della società, rendendo i manufatti, seppur antichi, sempre comprensibili e addirittura flessibili alle necessità dettate dalla contingenza. Ecco perciò il bisogno di insistere ancora una volta sull'importanza dello sforzo ermeneutico atto a comprendere e spiegare in modo efficace ciò che viene esposto. Va tenuto conto anche dell'incremento della partecipazione pubblica alla vita culturale, della rilevanza sociale dei musei e della necessità di non svilirne il messaggio. Va sempre mantenuta con rigore correttezza scientifica, invitando usi e abusi sconsiderati dal patrimonio stesso. Occorre sviluppare un'educazione civica all'archeologia e al patrimonio culturale che i musei sono in grado di mettere in atto con i propri allestimenti. Gli artefatti non andrebbero quindi esposti completamente separati dal loro contesto storico, mostrandoli semplicemente come oggetti di particolare bellezza. Questo infatti non facilita la loro comprensione. Isolarli completamente dal contesto originale non permette di interpretare un'epoca che può recuperare almeno parte del suo senso soltanto mettendo tali oggetti in relazione tra di loro quali testimoni di un vissuto comune. Nel mondo è ormai condivisa l'idea che i musei siano teatri della memoria, dove le identità locali e globali sono definite e dove diverse visioni del passato e del presente incontrano il futuro. Nei luoghi della cultura si può imparare a mettere le comunità al centro e a studiare il loro rapporto con l'ambiente, la storia, l'oralità, la scrittura, le varie forme di espressione e con la tecnologia. In queste istituzioni le scienze umanistiche assumono un ruolo fondamentale perché ci aiutano ad indagare quale effetto l'evoluzione e il cambiamento abbiano svolto nell'organizzazione della vita. Questo può essere di grande aiuto per comprendere come affrontare le avversità e i quesiti che la nostra esistenza ci pone, per capire le conseguenze che determinate scelte potrebbero avere per lo sviluppo della collettività. Il metodo scientifico museale aiuta a sviluppare uno spiccato senso critico e una consapevolezza della parzialità e temporalità dei risultati scientifici raggiunti. I luoghi che custodiscono le vestigia del passato, come questo splendido teatro che oggi ci ospita, possono funzionare da laboratori di innovazione, sperimentando nuove tecniche di ricerca, attraverso le quali sia possibile interrogare gli oggetti in modi diversi. In questo ambito, un dialogo reale tra umanisti e scienziati può produrre risultati davvero innovativi, combinando il potenziale offerto dalla scienza moderna con le domande suggerite dagli oggetti, ma rimaste ancora senza risposta. È arrivato il tempo di introdurre quello che potremmo definire un umanesimo digitale, in cui archeologi, antropologi, architetti, storici, filosofi, giuristi, neuroscienziati, psicologi lavorino fianco a fianco con chimici, fisici, esperti informatici per arrivare alla definizione di una nuova semantica che ci permetta di capire ed elaborare la complessità della realtà. Solo così si potrà comprendere a pieno l'interdipendenza fra esseri umani ed artefatti. Se i luoghi della cultura sapranno accogliere la sfida di formare le nuove generazioni con un modello di didattica che porti tutto il comparto educativo a frequentare con assiduità e non sporadicamente le gallerie espositive, se saranno in grado di sviluppare progetti di ricerca per comprendere i mutamenti nel tempo e nella storia della società e dei rapporti fra uomo, paesaggio e ambiente, se sapranno svolgere in maniera attiva la funzione di luoghi di inclusione, di cittadinanza attiva, di dialogo e confronto, troveranno soggetti interessati ad investire in un modello culturale che aiuti la crescita degli individui e della collettività. L'obiettivo deve essere quello di venire percepiti come laboratori di innovazione fondamentali per uno sviluppo armonico della società. Solo così daremo davvero voce a quanto ci ricorda in modo netto l'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei diritti umani delle Nazioni Unite. Ricerca, innovazione tecnico-scientifica, patrimonio e società sono connessi in modo imprescindibile e da questo rapporto deve scaturire la, dinastia la rinascita collettiva che, partendo da solide radici culturali, sappia indirizzare il cammino per un futuro sostenibile. Your Excellencies, in the coming days, we will think about our collective memory, being aware of the fact that education, research, and innovation is not only necessary to preserve our past, but to build upon it our future and to develop a more harmonic society. Thank you. Thank, thank you, Christian. On arriving at the conclusion of the opening session, I pass the floor to Mario Draghi, Prime Minister, whom I thank for his presence and for the support that he wanted to give to this first G20 for culture. Uh, g grazie, grazie. Ministre e Ministri, e delegate e delegati, Direttrice Generale, Direttore del Museo Egizio, um, uh, it's such a pleasure to welcome you. tonight in rome in this fantastic place it's been a great idea to set it up here uh, i think uh, just i to go back to italia now but ringrazio il ministro franceschini per l'organizzazione dell'evento e per il grande lavoro che ha portato alla stesura della dichiarazione finale come sapete questa è la prima ministeriale della cultura nella storia del G20 sono molto molto orgoglioso che questo debutto avvenga in Italia. Questo posto stasera con questa luce testimonia meglio di ogni parola come storia e bellezza siano parti inerenti dell'essere italiani. Quando il mondo ci guarda vede prima di tutto arte, musica, letteratura, segni della storia antica. Voglio ringraziare chi lavora nei nostri teatri, nelle nostre biblioteche, nei nostri musei, perché la riscoperta del passato è condizione necessaria per la creazione del futuro. L'Italia è il paese con il maggior numero di siti che l'UNESCO considera patrimonio mondiale dell'umanità. Qualche giorno fa, scherzando, ho suggerito al ministro Franceschini che forse la cosa più facile è considerare l'intero paese come eh, sito dell'UNESCO. Su un totale di 58, ne ricordo solo alcuni, il centro storico di Roma, dove ci troviamo stasera, e quello di Firenze, la Valle dei Templi, le città sepolte di Pompei ed Ercolano, le Cinque Terre, la Laguna di Venezia, fino agli ultimi prescelti pochi giorni fa i cicli di affreschi del Trecento a Padova e il suo gioiello, la Cappella degli Scrovegni, Bologna con i suoi 62 km di portici, Montecatini, inclusa tra le grandi città termali d'Europa, sono tutti questi luoghi che l'Italia custodisce per se stessa, ma anche per il mondo intero. Per chi è vuoti della pandemia, Let's see. Il sostegno alla cultura è cruciale per la ripartenza del Paese. Some, that, okay, works. Um, il settore dei viaggi e del turismo vale il 13% del prodotto interno lordo e impiega in maniera diretta o indiretta 3 milioni e mezzo di persone. Nel piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dall'Unione Europea investiamo in queste attività. Quasi 7 miliardi di euro. Interveniamo sul patrimonio culturale di Roma, da Cinecittà all'Apia Antica. Il giubileo del 2025 deve essere occasione di rilancio profondo e duraturo per questa città. La tutela del patrimonio artistico richiede anche maggiore sostenibilità ambientale. In Italia più di dieci siti del patrimonio dell'umanità sono in pericolo per l'innalzamento del livello del mare. Il rischio di alluvioni minaccia il, tra il 15 e il 20% dei beni culturali del nostro Paese. Dobbiamo agire subito perché le generazioni di domani possano godere dei tesori che ammiriamo e che hanno accompagnato tutta la nostra vita, certamente la mia. Come copresidenza del COP26 insieme al Regno Unito siamo impegnati a raggiungere un accordo ambizioso sulle emissioni globali. I risultati del G20 sull'ambiente a Napoli di qualche giorno fa sono certamente un passo nella direzione giusta e a questo proposito vorrei ringraziare il ministro Cingolani che a questo sforzo multilaterale si accompagna un'agenda domestica altrettanto coraggiosa. A Venezia, come è stato ricordato, abbiamo vietato o severamente ristretto il passaggio delle navi davanti alla Basilica di San Marco e nel canale della Giudecca. Era un provvedimento che attendeva anni per essere preso e di nuovo voglio ringraziare il ministro Franceschini, ma anche direi l'UNESCO, perché è stata una sollecitazione molto importante. E abbiamo varato misure anche di sostegno a favore delle categorie più colpite. Voglio ricordare un punto che diventerà importantissimo, forse il più importante negli anni a venire. La transizione ambientale ha dei costi molto alti e lo Stato deve farsi carico di accompagnare cittadini e imprese in questo percorso. Conservazione non deve essere sinonimo di immobilismo. È per questo che agli investimenti associamo un programma di riforme e di semplificazioni. Dobbiamo permettere ai nostri giovani di liberare le loro energie, il proprio dinamismo, promuovere l'uso dell'alta della tecnologia, ad esempio nella digitalizzazione di archivi e opere d'arte, perché l'Italia sia allo stesso tempo custode di tesori e laboratorio di idee. Il nostro patrimonio culturale è frutto dell'immaginazione dei nostri antenati. Quello dei nostri nipoti dipende da cosa sapremo fare noi. E questa G20 e la sua quite finale mi fanno on ottimista o confidente sulla nostra capacità di coniugare memoria e visione. E vi ringrazio so molto per il vostro impegno e vi auguro good work thank you Thank you mr. president now we can go and stand on the steps on these steps for a family photo and we must uh, hurry because at uh, 815 we must all be in the Quirinale gardens because the concert directed by maestro muti begins promptly for a direct view transmission thank you más